I servizi sociali e sociosanitari a Napoli e in Campania stanno chiudendo. Le uniche due case famiglia nella regione per malati di AIDS già non accolgono più pazienti, mentre a Napoli le educative territoriali per i bambini sono ferme, le ludoteche sono chiuse, i semiconvitti sono in gravi difficoltà economiche. A lanciare l'allarme i rappresentanti del comitato Il Welfare non è un lusso, Giovanni Laino, Antonio D'Andrea e Pasquale Calemme, il responsabile di Lega Coop Sociali Campania, Giacomo Smarrazzo, il presidente dell'UNEBA, Lucio Pirillo, e il segretario regionale Antonio Cicia, tutti in rappresentanza di centinaia di associazioni e cooperative sociali laiche e cattoliche, hanno denunciato il mancato rispetto degli impegni da parte di Comune di Napoli, Regione Campania e ASL Napoli 1 dopo 4 anni di mobilitazione. Stiamo subendo uno stilicidio quotidiano, ha detto Giovanni Laino, in perdite di operatori sociali che non vengono pagati e di servizi che vengono chiusi. Ci sono organizzazioni che dopo 20 anni di lavoro si trovano oggi ad avere il problema di come pagare le utenze. Secondo il comitato, il Comune di Napoli non ha rifinanziato le educative territoriali, vale a dire servizi di accoglienza dei minori a rischio dislocati su tutto il territorio cittadino, 33 in tutto, che accolgono da un minimo di 30 a un massimo di 60 bambini tra i 7 e i 13 anni, per un totale di circa 2.000 minori. Quello dei servizi per i bambini e gli adolescenti è il settore più critico. L'UNEBA denuncia che già 300 bambini sono senza assistenza perché 3 semiconvitti hanno già chiuso.